Lazzolina, mi pare che oggi sulla Gazzetta Ufficiale ci saranno le date del concorso straordinario, no? Per 32.000 docenti. Voi avete detto non è opportuno, la scuola è appena ricominciata, ma anche su questo vi dividete? Ma guardi, su quest'ultimo aspetto ci sono come dire, le perplessità di una operazione fatta in corso di anno scolastico molto, molto rapidamente, con delle condizioni oggettivamente delicate, anche solo e soprattutto per la gestione della pandemia e dell'emergenza sanitaria. Io voglio ricordare che su questo fronte da tempo l'Italia sta cercando di trovare una misura. Io ricordo che nella legislatura passata noi introducemmo un metodo di reclutamento stabile che poi purtroppo il governo giallo-verde con il ministro Bussetti buttò nel cestino e onestamente fu un grave errore, perché quel metodo poteva sicuramente aiutare il paese a trovare uno strumento stabile di reclutamento. Adesso vediamo di gestire questa situazione. Io capisco le perplessità avanzate dal mio partito rispetto a tempi e metodo di questa scelta. Vedremo un po'. Onestamente, sì, non posso non vedere i limiti di una scelta di questo tipo in una condizione come quella che stiamo attraversando, in particolare nelle scuole. Sì.